Ciao, sono il dottor Alessandro della farmacia Labrozzi. Oggi voglio affrontare con te alcuni miti che riguardano il pesce. Alcuni hanno un fondo di verità, altri invece sono dei falsi miti. Il primo è che il pesce di grande taglia sia migliore di quello piccolo. Questo generalmente non è vero, anzi è il contrario. Un pesce di grande taglia è un pesce che ha vissuto più a lungo, che ha una vita più lunga e in questo maggior tempo ha avuto anche la possibilità, purtroppo, di accumulare più sostanze nocive che abbondano in mare, soprattutto a seconda della zona, da cui questo pesce viene pescato. Quindi il primo consiglio è quello di prediligere il famoso pesce azzurro o comunque pesce di piccola taglia proveniente dai nostri mari. Il secondo mito è quello che il pesce fresco è migliore. Questo è sicuramente vero. Cosa vuol dire? Che mangiare un pesce appena pescato, si sente già al palato che avrà un sapore, un odore, differente da un pesce di conserva. Non solo, il pesce conservato sottovuoto o in barattolo ha sicuramente una qualità e una quantità di nutrienti ridotta, inferiore rispetto al pesce fresco. Fai attenzione però a mangiare il pesce molto fresco, cioè crudo. Infatti il pesce crudo deve essere per legge, se lo mangi al ristorante, abbattuto. Quindi sottoposto ad un trattamento a bassissime temperature per eliminare eventuali parassiti e devi avere la stessa attenzione se invece sei un amante del sushi e vuoi prepararlo a casa. In questo caso o devi avere un abbattitore oppure devi mettere il pesce in congelatore per almeno 3 giorni di modo che avrai un trattamento paragonabile all'abbattitura. Un altro mito è quello che cozze, vongole e molluschi siano da evitare perché accumulano sostanze nocive. Questo è vero se i molluschi che vai a consumare sono presi dal mare aperto, anche qui a seconda della zona in cui vengono presi, cioè se è una zona molto inquinata sicuramente devi fare attenzione. È anche vero però che spesso e volentieri questi molluschi sono molluschi di allevamento, quindi vengono allevati all'interno di grandi vasche in cui la qualità dell'acqua è controllata da degli appositi filtri. Quindi generalmente sulle nostre tavole troviamo dei molluschi non nocivi per la nostra salute e comunque sicuramente meglio consumarli cotti. Il terzo mito riguardante il pesce è che fa bene alla salute soprattutto in virtù del suo contenuto di omega 3. Questo è sicuramente vero. C'è da dire che ci sono alcuni pesci come il salmone e le aringhe del mare del nord che sono particolarmente ricche di omega 3. Quindi un salmone conservato o affumicato sicuramente non ha le stesse proprietà nutritive di un salmone appena pescato nel mare del nord. Se sei in cerca di un importante apporto di omega 3 che fanno benissimo alla tua salute su più versanti, ti consiglio di integrare la tua alimentazione con verdure a foglia larga, olio di semi di lino e noci che sono altrettanto nutrienti e ricche di omega 3. E perché no, puoi affiancare questi alimenti proprio ad un buon pesce per avere un pasto completo. Spero che questo video sia stato interessante, condividilo con i tuoi amici se pensi possa essere utile e continua a seguirci e facci sapere se hai delle curiosità. Ciao!